091 96 11 08. Ci troviamo con Giuseppe nel panificio Burrafatto di via Auditore 10. Il panificio, per modo di dire, perché qua si prepara di tutto: pasta al forno, sfincione, pane di tutti i tipi, dolci e torte che noi avremo la possibilità di gustare oggi che siamo qui. Stiamo preparando l'impasto per il pane di semola. Abbiamo l'impastatrice. Che cosa abbiamo usato? Allora, abbiamo usato farina di grano duro, 8 kg. 8 kg di farina, che vengono 10 teglie di pane, 8 kg di farina, 160 g di sale e un pizzico di miglioratore. Che cos'è il miglioratore? Il miglioratore è una sostanza che aiuta il pane ad avere forza. E poi acqua. Il lievito? Il lievito si aggiunge dopo. Su per giù qualche 6 litri d'acqua, 5 litri, anche perché va assorbita. Viene aggiunta l'acqua gradualmente, certo, non può essere messa tutta insieme. Come il lievito va aggiunto dopo, perché lievito e sale insieme non possono camminare, perché uno annulla l'altro. Fermare un impasto per il pane conta molto il tatto. Si deve toccare alla fine per sapere che si è arrivato al punto giusto per poter uscire. Non deve essere né troppo appiccicoso né troppo duro. Quindi questo impasto poi dovrà lievitare. Questo impasto uscito dall'impastatrice, io lo spezzo per pesarlo, farei le panette, diciamo, io non so come si chiamano in effetti. Riposa 5 minuti e poi si può cominciare a fare le forme. E poi sta a lievitare un'oretta. Cioè, si lavora prima che fresco, sì, diciamo, no, ancora senza lievitato. No, poi la lievitazione, questo riposa dopo. Riposa dopo. Quando già è formato. Quindi continuiamo ad aggiungere acqua. Allora, abbiamo messo il lievito praticamente intero nell'impastatrice e adesso si va ad amalgamare anche con l'acqua, presumo. Si scioglie piano piano. Sì. Okay. È lievita? No, è fredda? Temperatura? No. Temperatura ambiente. Io pensavo che il lievito si sciogliesse prima in acqua e poi si aggiungesse successivamente. Questo si può fare a casa perché non c'è l'impastatrice che va sciogliendo il lievito, quindi a casa a mano viene male. Lievito di birra, quindi quanto ne abbiamo messo? Ne abbiamo messo 65 grammi, anche perché questo è un pane che io infornerò più tardi, quindi mi serve la sua lievitazione normale, quindi neanche a 10 grammi al chilo. Hai aggiunto altra acqua, sempre man mano, e adesso hai aumentato la velocità, come mai? Perché questa marcia, che è la seconda marcia dell'impastatrice, data per 2 minuti alla fine dell'impasto, dà sempre più forza al pane. Il pane ha bisogno di forza per sviluppare in maniera ottima. Quindi questa marcia aiuta anche a questo, però non bisogna farla girare sempre così, infatti gira sempre piano piano. Questo è un incentivo che gli diamo per avere più forza. Quindi per gli ultimi minuti? Sì, 2 minuti scarsi, 2 minuti scarsi. Poi aggiungo un po' d'olio di semi per poterlo adoperare, perché altrimenti è troppo appiccicoso, viene male a lavorarlo. Non è un ingrediente essenziale è solo per la lavorazione. Esatto, bravo. Questo è olio di semi normale. Sempre ad occhio. Sì. Ora si può fare. Si può fare il pane. Quello che farò adesso è spezzare questo impasto a forme da 310 grammi e a forme da 250 grammi. Quindi per questo abbiamo sempre la bilancia vicina. La forma da 310 grammi è il filone tradizionale o la signorina, invece quelle da 250 saranno trasformate in panini, bocconcini e quant'altro.
Vediamo. Ovviamente lui lo pesa per scrupolo, ma non in realtà in realtà devono essere standard. Sì, ma in realtà tu già ad occhio io vedo che la misura è perfetta. Sì, sto... Ormai diciamo che... Si chiama formatrice e serve a formare il pane che poi io dovrò lavorare, quindi viene passato di qua e verranno fatti di qua panini, sfilatini, bocconcini, diciamo che dà una piccola forma che poi con le mani noi andiamo a definire. Va a riposare e lui si rilassa un poco, diciamo, il pane in pasta e poi si può lavorare. Quindi aspettiamo altri 5 minuti, sì, e dopo possiamo passarlo di nuovo. Quante fornate fate voi al giorno? Ma su per giù una quindicina, una ventina, dipende, no? Come pane lavoriamo bene. Quindi se io devo venire a comprare il pane, in che orari voi sfornate? Perché allora, a me piace caldo. La mattina se ne fanno 4 o 5. Il pomeriggio ogni mezz'ora qui c'è il pane caldo. Ah, ogni mezz'ora? Sì. Non a sapersi. Allora, io sto prendendo. Io sto prendendo il pezzo di pane in pasta. E vado facendo questo movimento. Ok, allora la prendo pure io. Sì. E mi sento ciccato. No, lo stacchi. No. Così no. Deve andare così. In piccica. Non devo mettere le mani nella farina. No. Così. Poi lo mette a terra qui sul tavolo. Beh, che brutta impressione. Sì, anche per noi è una brutta impressione. Bocciato. Niente, gli diamo praticamente niente. Ingrediente più amato dai palermitani, il sesamo. Il sesamo. Il sesamo. Secondo te. Il sesamo. L'abbiamo messo in questa teglia crudo, sì, e abbiamo aggiunto dell'acqua. Come mai? Perché così aiuta a appiccicarsi meglio sul pane. Perché se fosse stato asciutto il sesamo non tende ad appiccicarsi perché è un seme. Quindi l'acqua aiuta a questo, anche se prima si inciminava a mano. Cioè, cosa significa si inciminava a mano? Che uno si bagnava le mani. L'appoggiava sul cimino, il cimino restava sulle mani e si passava sul pane. Poi non si è potuto adesso fare si più fa forse. Sì, perché per esempio come me molte persone lavorano da sole, quindi aiuta un po' a velocizzare il lavoro. Anche se viene meglio così perché viene bello pieno di cimino, così i clienti sono contenti. Dimmi una cosa, ma a me per esempio piace tantissimo. Qual è la percentuale di persone a cui piace, che preferiscono il cimino? L'80% dei palermitani. Filippo, mi dispiace. Cosa sono questi? Queste sono le papaline. Le papaline. Da una parte e col sesamo e un altro e altri panini non... così accontentiamo secondo me sei troppo delicato. Ho capito che bisogna trattarlo bene.
sempre al panificio Burrafato con Giuseppe, che adesso ci farà vedere come vengono prodotte le rosette. Allora, si usa uno stampino, questo stampino si va a pressare e si girano, perché così nel frattempo lievitano. Prima di andare al forno si rigireranno, quindi questo poi, se volete, si può anche vedere, perché è una questione di minuti. Poi vai abbastanza in profondità. Sì, perché deve uscire fuori la forma poi quando il pane è al forno, quindi si deve creare questo. E questo invece è il francese. No, dico, l'impasto già era predisposto, preparato da quanto tempo? Questo già sta riposando da una mezz'oretta, così. Si forma con la mano e si gira sempre. Che si gira perché quando lei lo va a infornare, questo si apre un pochettino, si dà la forma del pane, è quella. Deve lievitare per forza così, perché se lievita al contrario si apre subito. Invece noi vogliamo che si apra al forno. Quanto dovranno stare in forno? Le rosette poco, una ventina di minuti, perché è un pane che si deve mangiare morbido. Questi sono i toscanini. Sempre farina 00. Sì, bianca. Questi sono i toscanini torcigliati, i pizziati che verranno tagliati, poi vedremo come. Il pane che viene un po' più croccante, sì, quindi sta più in forno. Più, diciamo, all'antica, che quasi nessuno fa più. Adesso abbiamo finito di lavorare, dare forma al pane. Che cosa facciamo? Il pane deve lievitare. Lieviterà in questa cella di lievitazione, che è una stufa, si chiama stufa, con vapore acqueo, però c'è chi la usa col vapore e c'è chi la lascia spenta. Io la lascio molto spesso spenta, perché voglio che il pane lieviti naturalmente, senza essere aiutato. E quanto dovrà rimanere nella cella? Allora, in questo caso un 3 ore sicuro, perché ho dosato il lievito in maniera che lui andasse al forno più tardi. Veduto ad infornare il forno, che ha riposato anche ben più di 10 minuti. Che cosa, allora, vi ho visto diverse operazioni, anche uno strano aggeggio dove tu hai poggiato, sì, il pane per infornarlo. Che cosa hai fatto di preciso? Allora, una volta si usava, in gergo si chiama il remo, per infornare questo tipo di pane, che è il pane forte, perché va messo a suolo senza le teglie. Invece adesso abbiamo, la tecnologia va avanti anche per noi, meno male. Meno male, certo. Abbiamo questo telo che ci consente di poggiare il pane, di disporlo, metterlo direttamente al forno e poggiarlo senza muoverlo direttamente. Poi abbiamo girato le rosette e abbiamo infornato. Farle venire con la forma giusta. E abbiamo infornato. Ho visto anche che hai tagliuzzato il pane, tutto questo probabilmente, sì, per dare la forma. La forma del pizziato, il torcigliato, i toscanini vanno tagliati con delle lamette e dare una forma ben precisa. E adesso questo starà al forno una ventina di minuti, mezz'oretta, e sarà pronto. Comunque tu li hai disposti con molta cura e attenzione. Sì, perché il pane lievitato non si deve toccare molto, perché altrimenti la lievitazione si annulla, quindi ritorna al punto di partenza. Invece se si tocca piano piano, lui resta bello lievitato e sviluppa meglio al forno. Specialità del panificio burrafato, cioè il pane rustico. Ripetiamo un po' come viene fatto. Allora, il pane rustico è fatto con farina di grano duro, sale e acqua. Perfetto. E lievito. Allora, il lievito in questo pane è molto importante, perché è dosato quasi a 4 grammi al chilo.
proprio niente. Ah, pochissimo. Pochissimo, anche. Perché ha un riposo di un'ora e mezza dopo l'impasto. L'impasto dura sempre un quarto d'ora, non più di tanto. E riposa un'ora e mezza, poi si fanno le forme del pane, sì. Si lasciano sulla teglia e si lasciano riposare per un'altra ora e mezza. Dopodiché è pronto per andare al forno. La particolarità di questo pane, esatto, è che è trattato con olio d'oliva, cioè che nell'impasto viene inserito l'olio d'oliva a un certo punto dell'impasto. Invece di quello di semi che abbiamo visto? No, l'olio di semi serve soltanto per toccare l'impasto e basta. Ah, quindi questo viene proprio aggiunto come un ingrediente, una percentuale che aiuta al pane a dare un certo profumo, un certo sapore diverso e morbidezza e lo aiuta a stare due giorni. Cioè il pane sforna alle 11 di mattina, per esempio. Alle 11 di mattina dell'indomani il pane ancora si mangia e si mantiene in maniera perfetta. Croccante, io adoro il pane croccante. Solo panificio, ma in realtà è anche pasticceria, gastronomia e fa anche pizze. Si vede dal bancone che è abbastanza fornito. Facciamoci spiegare cosa c'è. Allora, questo è un banco frigo dove ci sono crostatine di mele, cassatine al forno, crostata cocco e Nutella, dessert al burro, dolcetti al cocco al freddo, poi abbiamo occhi di bue, Nutella al pistacchio, Nutella, marmellata. Questa è tutta produzione vostra? Tutto quello che c'è al banco lo produciamo noi. Abbiamo gastronomia, che ci può essere pizza a taglio o pizza espressa la sera, sfincione. E abbiamo pasta al forno, panelle, però noi giornalmente variamo, si fanno involtini di melanzane. Ah, ecco, quindi il menù varia. Sì, giornalmente ci sono diversi tipi di pietanze. Poi abbiamo i biscotti classici di pasta frolla, che possono essere gli algerini, le reginelle, lo sfoglino. Sì, biscotti al cocco, dessert di mandorla, sfogline ripiene con crema, marmellata, ricotta o Nutella. Poi ci sono le passate al forno, pan d'arancio, facciamo anche, rosticceria minion, cannoli. Ma anche tutto. Torte fresche, sì. Infatti le vedevamo qua, noi le vedevamo preparare mentre facevamo il pane, però purtroppo forse non abbiamo i tempi per, però poi le, no, poi le faremo vedere. Anno possiamo fare pure. Anche quindi, su ordinazione. Sì, sì, possiamo fare tutto quello che c'è in Sicilia, a Palermo, diciamo che noi siamo in grado di farlo. Soddisfiamo un po' tutti i gusti, dolce, salato, qualsiasi sì. cosa. Qualsiasi cosa. Panella era buonissima, non so anche per me, anche per me era perfetta, croccantezza, densità, perfetta. Noi giustamente era buona siciliana, la prima cosa che abbiamo assaggiato è stata la panella e non ha tradito le aspettative, perfetta. Allora, noi qua stiamo gustando la pizza con le patate, che io adoro. Dicevo, ma l'impasto è quello del pane? No, l'impasto è fatto per la pizza a taglio. Può essere fatto per la pizza a taglio, per la pizza espressa. Ci sono tanti tipi di impasto, impasti. Sono diversi. Che differenza c'è più o meno col pane? Il dosaggio dello zucchero. Ah. Nella pizza c'è un po' di strutto, l'olio d'oliva,
è diverso, nel pane non ci vanno certe cose che vanno nella pizza, anche perché la pizza deve essere morbida, non deve essere troppo dura, croccante come il pane. Quindi questa è nello specifico pizza con, pizza con le patate, mozzarella e un poco di caciocavallo. E caciocavallo che si sente, quindi dà sapore alle patate. Sì, non si fa soltanto, io non la faccio solo con le patate e basta, che c'è chi usa e fa pizza, c'è proprio la base dell'impasto con le patate. Io metto un po' di mozzarella e quando mi capita un po' di besciamella. Ah, ecco, quindi una variante più morbidezza. Morbidezza. Dopo il salato e il dolce, quali sono i biscotti e dolci che vanno di più fra i vostri clienti? Allora, il dessert al burro, il dessert Excelsior è il dolce più amato qui, che è il biscotto secco più buono che noi abbiamo, oltre le sfogline, però quello che va per la maggiore è il dessert. Quindi adesso lo andremo ad assaggiare. Questi due tipi di qua possono variare al cioccolato, normali, al pistacchio, li facciamo anche al caffè. Quindi diciamo un bel assaggio. Dobbiamo sacrificare per... Sacrificatevi anche questo. Invece come dolce, crostata, torta? Allora, come dolce la pasta Savoia. Va molto, in vetrina non c'è perché ci stiamo organizzando ancora con questo caldo, diciamo. Però come dolce la pasta Savoia e le sfince di San Giuseppe. Buono. Cassata al forno, cassata siciliana, diciamo che come anche, pasticceria. Anche qua, anche i vostri clienti comunque sono abbastanza tradizionalisti. Sì, la domenica diciamo che si lavora bene con la pasticceria, anche perché è buono la ricotta. Fresca. No, la ricotta viene da Petralia, quindi è una buona ricotta, non è male. La torta, questa torta è cocco e Nutella, quindi è una crostata. Come la fate? Allora, pasta frolla, poi l'impasto del cocco si mette farina di cocco, un po' d'uova e il latte, si impasta e si mette al forno con la pasta frolla. Quando si esce dal forno, la cottura è completata, si aggiunge quanto rimane in forno? Perché secondo me la crostata deve avere... Un quarto d'ora, sì, non in maniera eccessiva, anche perché la pasta frolla così si mantiene un po' più morbida, non viene secca. E infatti questo lo, perché c'è il trucchetto per renderla magari un po' più morbida, un po' più secca. Questa diciamo che è una novità di quest'anno che stiamo proponendo, che è la crostata cocco e Nutella, e devo dire che va bene.